Fanno che cambia. È stato presentato a pochi giorni dall'inizio dei lavori nella sala assemblee del Marine Center il progetto del Waterfront di Sassonia. Un'iniziativa che si è conclusa con l'applauso dei presenti, nonostante che alla vigilia fossero sorte in modo particolare dagli operatori delle rimostranze per l'eliminazione dei parcheggi antistanti l'anfiteatro Rastatt. Il progetto è particolarmente innovativo, trasformando tutta la zona in un'area verde gremita di alberi, aiuole, camminamenti da fitness e il cambio radicale della struttura dell'anfiteatro, che assumerà l'aspetto di una terrazza protesa verso il mare. Il tutto coordinato con i lavori che sono in via di ultimazione in piazzale Rosselli e che continueranno su viale Battisti. Esiste poi un secondo stralcio, presentato dall'assessore Etienne Lucarelli, che verrà realizzato in futuro, il quale coinvolgerà tutto il borgo marinaro. Introducendo la presentazione, il sindaco Massimo Seri ha inserito l'esecuzione del progetto nel quadro della Città Bella, che sta prendendo forma a partire dal Pincio attraverso diversi progetti di qualificazione, mentre l'assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori ne ha rilevato l'aspetto emozionale. Si interseca sia il lavoro di Viale Battisti che quello del Waterfront, perché sono concomitanti. Viale Battisti, ricordiamo che siamo partiti da Piazzale Rosselli e stanno continuando a lavorare. Contemporaneamente, nei prossimi 15 giorni ci sposteremo su uno dei controviali di Viale Battisti, quello lato Pesaro, e precisamente nel punto dell'intersezione, diciamo, con Via Dante Alighieri. Per stralci si comincerà a fare il controviale. Durante questo periodo ci sarà un senso unico di marcia dello stesso controviale, ad eccezione della parte del cavalcavia, laddove ci sarà un doppio senso di marcia sino la prima quindicina di gennaio, quindi dalla quale si potrà risalire nel doppio senso di marcia dagli Orti. Dopodiché da lì proseguiremo verso la nuova infrastruttura, che appunto sarà il nuovo waterfront e quindi il nuovo anche anfiteatro, sempre con un unico senso di marcia sia nel tempo dei lavori che in modo permanente. Gli autori del progetto sono due giovani architetti, Andrea Gori e Antonio Lamarca, che sono risultati vincitori del concorso di idee bandito dall'amministrazione comunale. Ecco appunto le loro idee. Il progetto che abbiamo sviluppato con Superspatial, io l'architetto Lamarca e poi in associazione con M Partner, nasce dall'idea di ricollegare il centro storico alla città. Adesso il waterfront, per colpa del traffico e per una conformazione obsoleta dell'area, spesso è quasi una barriera per il mare. Ci siamo ispirati quindi alle piazze di Fano, alla bellezza degli spazi pubblici, la ricchezza che hanno questi spazi all'interno della città, e abbiamo deciso di portarli sul mare, creando quindi una serie di piazze, infrastrutture, spazi verdi che possano accogliere la città e farla vivere anche sul mare. Sarà un progetto che cambierà il volto a una città intera, l'anfiteatro Rastatt. Sarà il primo stralcio che è stato già finanziato e i lavori dovranno partire nelle prossime settimane. Lungo via Battisti avremo una percorrenza a senso unico e sarà incrementato anche la pista ciclabile nel sistema della ciclovia Adriatica. È il risultato migliore per il bene sicuramente delle attività commerciali, che sono sicuro ne trarranno beneficio a seguito di questo progetto.